Marie Wolinski, giornalista e scrittrice, racconta il suo 7 gennaio 2015. Era la moglie di Georges Wolinski, uno dei vignettisti uccisi durante l'attacco a Charlie Hebdo. La donna ha preso da un tassista della morte del marito. Ha da poco pubblicato il suo ultimo libro, Cara, vado a Charlie. A Euronews racconta quegli attimi terribili. Le di mio Questo titolo riprende le ultime parole che mi ha detto mio marito. La giornata era iniziata come sempre, come tutti gli altri giorni, in modo normale ma non banale. Abbiamo parlato dei nostri impegni, di quello che dovevamo fare. Io mi stavo preparando, ero ancora in accappatoio e mentre stava per uscire di casa, lui mi ha salutato dicendomi proprio questa frase: cara, vado a Charlie. Bon, voilà. Io poi sono andata alla riunione, ho spento il mio portatile. Ecco, proprio in quel lasso di tempo è accaduto tutto. Mi riferisco alla strage, una tragedia che non potrò mai dimenticare. Dopo la riunione ho preso un taxi, ho aperto il portatile e mi sono accorta che c'erano moltissime mail che chiedevano come stava Georges. Non riuscivo a capire il perché. Così ho chiesto al tassista e lui mi ha detto: Cosa fa suo marito? Io ho risposto: nella sede di Charlie Hebdo. E lui mi ha detto: Signora, c'è stato un attacco, un attentato nella redazione di Charlie Hebdo. E là, bien si mise a Ho iniziato a tremare dentro quel taxi, a non capire più nulla. Il Signore mi ha riportato a casa, un tassista meraviglioso che non dimenticherò mai. Mi ha accompagnato fino alla porta di casa, aveva le lacrime agli occhi, e mi ha detto: pregherò per suo marito. Non c'era più nulla da fare, però, perché lui era già morto. Fu colpito da quattro proiettili, il primo dritto alla horta ed è morto sul colpo. Lo so che è assurdo, ma almeno non ha sofferto e forse non ha avuto nemmeno paura. Una che che Questo era il mio cruccio. Quando ci si trova con un Kalashnikov puntato contro, credo sia naturale provare un senso di angoscia, di terrore per quello che potrebbe accadere. Questa era la paura mia e di mia figlia, perché entrambe conoscevamo molto bene il nostro Georges. Durante il mese di dicembre ho passato un periodo davvero buio, pesante. Mi chiedevo in continuazione perché. Abbiamo sempre parlato molto della sua morte. Mi diceva che cosa farai quando non ci sarò più? Che cosa ne sarà di te? Forse non l'ho protetto abbastanza, ma so che lui mi proteggerà sempre, come ha sempre fatto. Sì, a volte mi sento un po' in colpa, ma lui non mi ha mai raccontato delle minacce di morte arrivate al giornale. Erano davvero parecchie. Forse, se l'avessi saputo, gli avrei detto di non andare in redazione. Ma non ho mai saputo nulla. Mais bon. voilà, je ne l'ai pas su e surtout je ne l'ai pas imaginé. Je ne l'ai vraiment pas imaginé. Et...